Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere come si disegnano le rette in un piano cartesiano. Innanzitutto, che cos'è un piano cartesiano? È un sistema di riferimento formato da due rette perpendicolari, una orizzontale chiamata asse delle X o asse della scisse e una verticale chiamata asse Y oppure asse delle ordinate. Queste due rette incontrandosi danno luogo a quattro quadranti. Il primo è questo a destra, poi il secondo a sinistra, terzo e quarto. Le coordinate dei punti del piano sono positive o negative a seconda del quadrato in cui i punti si trovano. Quando andrò a disegnare un punto, questo avrà due coordinate, la coordinata X e quella Y. Se la coordinata X è positiva, allora il punto starà nel primo o nel quarto quadrante, perché da 0 a destra, cioè da 0 verso la direzione della freccia, tutti i punti avranno la coordinata X positiva. Viceversa, da 0 a sinistra, cioè da 0 allontanandomi la direzione della freccia, i punti avranno coordinata X negativa, per cui nel secondo e nel terzo quadrante la X è negativa. Allo stesso modo, nel primo e nel secondo quadrante la Y sarà positiva perché da 0 verso l'alto, cioè verso la direzione della freccia, i punti avranno tutte coordinate Y positive. Viceversa, da 0 in giù, cioè nel terzo e il quarto quadrante, i punti avranno coordinata negativa. Chiusa questa piccola parentesi sul piano cartesiano, andiamo a disegnare le rette fondamentali. Qui vi ho proposto un riepilogo, quindi l'asse X, ovvero l'asse della scisse, ha equazione Y uguale a 0 e quindi la retta è questa. Quindi l'equazione Y uguale a 0 è proprio la retta orizzontale, ovvero la retta che corrisponde all'asse della scisse. L'asse delle Y, ovvero l'asse delle ordinate, ha equazione X uguale a 0. E quindi la retta è questa qua. Se invece voglio disegnare una retta parallela all'asse delle X, è molto semplice, perché l'asse X ha equazione Y uguale a 0. Una retta parallela all'asse X ha equazione Y uguale a un numero. Ovviamente sarà una retta orizzontale, quindi per esempio se voglio disegnare la retta Y uguale a 3 sarà questa. Quindi abbiamo detto che da 0 verso l'alto la Y è positiva, io volevo Y uguale a 3, quindi ho contato 1, 2, 3 e ho tracciato una retta parallela all'asse X, ovvero una retta orizzontale. Altro esempio, se voglio disegnare la retta Y uguale a meno 4, dovrò contare da 0 in giù, meno 1, meno 2, meno 3, meno 4 e ottenere questa. Se invece voglio disegnare una retta parallela all'asse delle Y, la regola mi dice che l'equazione è X uguale a un numero ed è molto semplice da ricordare. Perché? Perché la retta dell'asse Y ha equazione X uguale a 0, la retta parallela all'asse Y avrà equazione X uguale a un numero. Quindi se voglio disegnare la retta X uguale a 3 mezzi, 3 mezzi è 1,5, quindi devo contare uno scacchetto e mezzo a destra, perché da 0 in avanti ho i numeri positivi, mentre da 0 a sinistra ho i numeri negativi. 1,5 è qui e la retta verticale è questa. Disegniamone un'altra, per esempio X uguale a meno 5, 0 qui, meno 5, devo contare la X a sinistra, 5 scacchetti, quindi sono qua. Ora andiamo a vedere gli ultimi due rette fondamentali, che sono la bisettrice del primo e terzo quadrante e quella del secondo e quarto quadrante. Abbiamo detto che i quadranti si contano partendo dal primo, che è in alto a destra, secondo, terzo e quarto. Quindi la bisettrice primo e terzo quadrante, primo e terzo quadrante, ha equazione Y uguale a X. Ed è semplice perché è una retta che taglia i quadranti in due parti uguali, quindi formando due angoli di 45 gradi. La bisettrice invece del secondo e quarto quadrante ha equazione Y uguale a meno X e quindi passerà per questi due quadranti, sempre per l'origine, e taglierà questi due quadranti formando angoli uguali di 45 gradi. E queste sono le rette fondamentali. Invece andiamo a vedere come disegnare sul piano cartesiano una retta qualsiasi, cioè una retta che non fa parte di queste regoline qui. Ho una retta di questo tipo? Questa retta è scritta in forma esplicita, ovvero rispetta la regola Y uguale MX più Q. Nel nostro caso M vale 7 e Q vale 1. Per disegnare una retta
bisogna trovare due punti, quindi facciamo una tabellina e diamo due valori a x. Ovviamente noi non siamo masochisti, quindi diamo due valori semplici, 0 e 1. Se x è uguale a 0, andando a sostituire qui, 7 per 0 niente, rimane 1, quindi y è uguale 1. Mentre se x vale 1, andando a sostituirlo qui, 7 per 1 7 più 1 8, per cui la y vale 8. Ora che abbiamo ottenuto questi due punti, andiamo a disegnare il piano cartesiano e andiamo a mettere in figura i punti. Quindi il punto a coordinate 0, 1 è come battaglia navale, quindi x0 vuol dire che mi devo spostare o a destra o a sinistra nelle x, in questo caso 0, quindi sto ferma. Y1, devo con le y salire o scendere, visto che vale 1 salgo qui e quindi il punto 0, 1 è questo. Mentre il punto 1, 8, la x è 1, quindi da qui mi sposto a destra di 1. La y è 8, quindi da qui salgo di 8 scacchetti, proprio questo qua, e quindi la retta si ottiene congiungendo i due punti. Andiamo a fare un altro esercizio, questa volta ho questa retta e quindi m vale meno un mezzo, mentre q vale 0. Dovete ricordarvi che tutte le volte che avete una retta in cui manca q, cioè 0, allora quando andrete a disegnarla questa retta passerà sempre per l'origine. Come sempre per disegnarla dobbiamo andare a fare una tabellina indicando due numeri. Indico due numeri semplici alla x, quindi 0 come sempre, e invece di 1, visto che ho un coefficiente fratto, metto 2, in modo tale che così nei miei calcoli non ho le frazioni. Quindi vado a sostituire, ovviamente 0 sostituito qui, 0 per meno un mezzo fa 0 e quindi la y fa 0. Se sostituisco 2 al posto della x, 2 2 si semplifica e quindi mi rimane meno 1. Ora vado a disegnare la retta nel piano cartesiano. Il primo punto 0 0 coincide con l'origine, quindi questo. Il secondo punto 2 meno 1, quindi x2 vado a destra di 2 scacchetti, y meno 1 scendo giù di uno scacchetto. Il punto è questo. La retta si ottiene congiungendo i due punti. Quello che possiamo notare è che nell'esercizio numero 1 il coefficiente angolare era 7, quindi positivo, e l'angolo che veniva formato era acuto, mentre qui il coefficiente angolare era meno un mezzo, cioè negativo. Infatti l'angolo che la retta forma con l'asse delle x è ottuso, per cui ricordatevi graficamente sempre questa regola qui, ovvero tutte le volte che la retta ha coefficiente angolare positivo ottengo un angolo acuto, mentre le rette che hanno coefficiente angolare negativo avranno angoli ottusi. Io ti ho guidato fino a qui. Ora che hai visto tutti i passaggi per risolvere questo tipo di esercizi, metti in pratica quello che hai imparato. E ricordati che se ti alleni e fai pratica, poi diventa tutto più semplice. E anche oggi siamo giunti al termine. Com'è andata? Se sei nuovo su questo canale e ancora ti sembra tutto impossibile, tutto difficile, non demordere. Continua a guardare i video, continua a allenarti e scoprirai che alla fine non era poi così difficile come pensavi all'inizio. E magari scoprirai anche che la matematica ti piace. Io sono Monia Tomassini e per chi mi conosce bene il mio motto sa che è questo. Se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima puntata.